Il nostro principale obiettivo in questo momento è prima di tutto dare voce alle istanze che voi rappresentate. E non lo dico in maniera retorica, non mi interpongo io e la mia forza politica come l'ennesimo intermediario per far sì che queste vostre istanze, che rappresenta il vostro mondo associativo, vengano portate nelle istituzioni. Questo è un meccanismo che deve cambiare. In tanti paesi europei esistono leggi che consentono a realtà associative come la vostra, al di là della forza politica al governo degli enti locali, al di là della forza politica al governo del paese, di poter contare nella stesura delle delibere comunali, delle leggi regionali e delle leggi nazionali. Sono leggi che permettono ai portatori di interessi di portare all'interno della normativa nazionale le istanze quando si scrive una legge, perché questo è un paese in cui noi prima scriviamo la legge, l'approviamo, poi dopo coloro che sono i diretti interessati che subiscono quella legge muovono una serie di considerazioni e una serie di osservazioni e forse bisogna modificare quella legge fatta perché abbiamo scoperto che i diretti interessati la stanno subendo in maniera negativa e non ne stanno traendo giovamento. Questo meccanismo in altri paesi è diverso, è un meccanismo che prevede nella fase di scrittura delle leggi non solo le audizioni in commissione, perché diciamocelo chiaramente, l'attuale meccanismo prevede stiamo scrivendo una legge in Parlamento, facciamo le audizioni, vengono le associazioni come le vostre e poi non è detto che chi vi ha ascoltato in quella commissione, ammesso che vi abbia ascoltato, prenda in considerazione quelle istanze. In altri paesi, realtà come le vostre danno un parere e a volte vincolante ad una legge sulle imprese, danno un parere vincolante ad un provvedimento che riguarda le partite IVA, gli artigiani in questo paese. E danno dei pareri che possono essere fondamentali per permettere a voi di non ritrovarvi con ulteriore burocrazia. L'altra volta ne parlavamo a Cesena quando dicevamo che ormai le partite IVA, gli imprenditori, gli artigiani tremano quando si parla di lotta alla burocrazia, perché ogni volta che si parla di lotta alla burocrazia in questo paese si fa un'altra legge che puntualmente aggiunge un altro adempimento burocratico a quelli che già esistevano, perché questa non è la strada, ne parlo spesso e sto cercando di farlo. Guardate, noi abbiamo un vantaggio su questi punti, siamo leggermente indietro rispetto ad altri paesi dell'Unione Europea. Questo ci permette di importare tante buone pratiche, quella di cui vi ho parlato, una legge sui portatori di interessi, ma anche un meccanismo nuovo nel fare le leggi. Per esempio, ci sono parlamenti europei con cui io sono in contatto da 2 anni come vicepresidente della Camera, che ogni volta che fanno una legge sono tenuti ad eliminarne un'altra. Una entra, una esce. E inoltre, quando si fa una legge in altri parlamenti, si nomina dopo 2 anni una commissione per verificare se quella legge stia funzionando. Se non sta funzionando, quella legge si elimina o si modifica. Non è che la si lascia nell'ordinamento lì a bivaccare nell'ordinamento, passatemi questo termine, continuando ad aumentare la stratificazione di leggi che poi creano la burocrazia, perché la burocrazia non è nient'altro che l'atteggiamento di una classe politica che negli ultimi 3 anni e mezzo ha fatto una legge ogni 5 giorni.